Assim como acontece nas cidades brasileiras, em cada cidade italiana que a gente passa, existem as tradições, as festas, os motivos culturais, como acontece na nossa cidade em Bragança também, onde a gente tem as festas caipiras, a festa junina. Aqui nós estamos na cidade de Schietti, que é uma cidade pequenininha com apenas 350 habitantes e que faz uma corrida muito interessante. Aqui são feitas corridas de perna de pau. Eles sobem a montanha, uma montanha bem íngreme, né? Uma rua bem inclinada que tem aqui, e quem chega primeiro lá em cima, logicamente, é o vencedor. O Maximiliano é um dos organizadores aqui e ele vai explicar pra gente como funciona essa corrida de perna e pau. Maximiliano, come funziona e da quando c'è questo palio qui? Allora, questo palio c'è da 16 anni. 16 anni che facciamo questo palio a Schietti, questo splendido palio dei trampoli, questa corsa particolare sui trampoli. Oggi abbiamo avuto le qualifiche, domani avremo le finali, quindi un palio dei trampoli da vivere, questa corsa particolare su questi bastoni. Abbiamo avuto quest'anno queste ragazze di Arpino. Questo. Io ho venuto qua per vedere questa corsa con i trampoli e poi vengono queste ragazze con questo vaso. Come funziona? Allora, funziona così. Abbiamo fatto tante dimostrazioni in tutta Italia, siamo stati a Verona, andremo in Sicilia. Quindi abbiamo fatto dimostrazioni in tutta Italia, abbiamo preso contatti con altre associazioni e quest'anno abbiamo invitato le ragazze di Frosinone e quindi la Regione Lazio ospite. Il prossimo anno vorremmo invitarne altre di regioni, quindi ogni anno vorremmo portare un gioco diverso a Schietti. E questa è la nostra forza, la nostra voglia di fare le cose, quindi speriamo che vada sempre tutto per il meglio. E adesso questo gioco che succede qui, di una città tanto piccolina d'Italia, va a finire in Brasile. Questo è favoloso, questo è favoloso perché gli amici brasiliani che ci vedranno potranno vedere questa corsa particolare, poi chissà, se ci inviterete in Brasile, noi verremo anche in Brasile. Io lo so che qui c'è questa il palio, ma c'è da mangiare buono. Che cosa devo andare a mangiare qui? Allora, tu devi andare a mangiare le tagliatelle al cinghiale. Tagliatelle al cinghiale sono tutto un tipo di pasta fatta a mano dalle nostre donne, quindi tutto preparato rigorosamente, tutto fatto in casa dalla prima all'ultimo momento, quindi tutto fatto in casa. Ottimo, guarda che ho già via corrida qui, a gente già si diverte un pochino, vamo a conoscere come è fatto questi tagliatelle al cinghiale. Agora nós estamos aqui na cozinha, onde soltam os pratos para o pessoal que vem para a festa. A Suzy aqui vai explicar para a gente quais são esses pratos, quais são os pratos típicos que soltam por aqui. Suzy, qual é o prato que a gente vem aqui a... Per le tagliatelle al cinghiale. Tagliatelle al cinghiale. Il piatto, sì, diciamo che preferiscono, che vengono la gente per mangiare qua da noi. Tagliatelle. I cinghiali vengono da onde? Sì, vengono dalla zona della Toscana. Della Toscana? Della Toscana, sì. Io ho visto che qui dietro fanno una specie di una piadina, non è una piadina? È una piada, sì, una piada sfogliata. È sfogliata? È sfogliata, sì. E come si chiama qua? È piada sfogliata con lo strutto, è sfogliata con lo strutto. E dentro si deve mettere che cosa? Sì, dentro si farcisce, noi la farciamo con le salsicce, col prosciutto, col salame, con stracchino e rucola, col gratè, che sono pomodori, melanzane e peperoni cotti con la mollica del pane. E queste tagliatelle, mi hanno detto che in questa regione sì, si fa molto. Facciamo sì, delle tagliatelle da noi diciamo che è un piatto forte per le nostre parti. Noi per la festa, dico, le facciamo, cioè abbiamo le donne che le fanno, tutte in casa,
con le uova, farina, tutti assieme ci ritroviamo e le facciamo per questa festa. Circa 600 o 700 uova ne facciamo. E questa gente che sta a lavorare qui? La gente del paese. Non è gente che professionalmente lavora con questo? No, 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 assolutamente. Siamo tutte persone del paese, amiche, che per questa festa ci mettiamo assieme, organizziamo il tutto e facciamo e viene fuori tutto questo che vedete. Gente, é impressionante como aqui na Itália, em qualquer cidadezinha pequena, em qualquer local que a gente vá, se a gente souber escolher, sempre vai encontrar um bom prato.